La cultura della plastica, ma devo dire la cultura della plastica. Allora, esiste la plastica della cultura che è diversa dalla cultura della plastica. Secondo me è la cultura della modernità più che la cultura della plastica. Se on est ici à la cartelle, c'est parce que on n'est pas dans une compagnie de commerce, on est dans une compagnie philosophique. La cultura della plastica è quella che deriva direttamente dal concetto michelangelesco della scultura fatta per mettere e non per cavare, distinzione fondamentale. Infine, Carter in questo senso è il top in assoluto, perché dal vecchio Giulio ad oggi loro hanno sempre tentato di inventare la forma della morbidezza della materia plastica. La piccola storia si incrocia con la grande storia. È una notte di festa alla Cartel. Il mondo del design, della moda, dell'arte è qui, a Binasco, piccolo centro del sud di Milano, dove c'è la sede dell'azienda e del museo. Siamo alla terza generazione ed è ora di raccontarsi. La Marie e la Louis Ghost, Bookworm, la Burgi e centinaia di altri oggetti entrano in un libro speciale. Cartel, The Culture of Plastics, è molto più di un coffee table book. 400 pagine tra immagini e testi di curatori e direttori di musei internazionali, giornalisti, critici d'arte, esperti di design. Lo edita Taschen, la casa editrice dei libri d'arte innovativi a prezzi accessibili, proprio come i prodotti Cartel. Il libro è emozionante, spero che anche la serata sia emozionante. C'è la storia di un'azienda per più di 60 anni. Moi qui ai un petit peu la fierté d'avoir inventé l'idée du design démocratique, je ne pouvais le faire qu'avec des gens qui avaient l'outil pour le design démocratique. Donc notre destinée était obligatoirement liée. La carte è stata la prima a capire che le materie plastiche possono avere la stessa importanza delle antiche sculture, marmo o legno. Ha rivoluzionato anche un modo di vivere e un modo anche di partecipare, perché nei salotti, nei modi di trasformare le abitazioni. Ha reso così preziosa questo materiale la cultura della plastica. È la cultura sicuramente più interessante, perché la cultura della creazione, che è quella che non nasce per natura ma che viene definita da un progetto. È stato il tempo della pietra, il tempo del metallo, il tempo del fuoco, e oggi è il tempo del plastico. Il libro che racconta Cartel, per forza di cose, è un libro che racconta qualche cosa d'altro, perché questa, a differenza delle altre industrie che si occupano di Made in Italy, diciamo, nasce da una scoperta scientifica. Non è solo un libro su un'azienda, è un libro proprio su un pezzo di storia d'Italia. È la storia di una vita recente, che è prodromica, come si dice, a una vita di domani, però è una bella e lunga avventura. È la cosa più simile a un gelato che ci sia, la plastica. Io poi sono uno che, essendo più vecchio di voi, ricorda benissimo la nascita della plastica come una conquista straordinaria. Una volta si diceva è una cosa di plastica, anche la Cartel di una volta faceva delle piccole cosette di plastica. A un certo momento si è cominciato a vedere che Cartel fioriva, che questa plastica diventava cristallo, lapislazzuli, e improvvisamente non si chiama più plastica, si chiama Cartel. Que ce livre puisse faire comprendre que toute l'histoire de Cartel, c'est sur un très long temps et c'est pas prêt de s'arrêter, comprendre que chaque meuble était une intention politique et philosophique et que ça raconte la même histoire, ça c'est important. Parce que très facilement, on voit que des petits morceaux. Quand on voit les petits morceaux, on comprend que des petits morceaux. Quand on voit tout dans l'ensemble, là on comprend tout.